Ciao a tutti ragazzi da Mark, benvenuti in questo nuovo video. È da tanto tempo che non faccio un video, se non erro l'ultimo fu all'inizio di giugno, è passato più di un mese. Di questo fatto ne parlerò meglio forse nel prossimo video sugli acquisti videoludici che dovevo girare un mese fa esatto, perché oggi è il 21 luglio e si sa che la serie di acquisti videoludici li faccio esattamente il giorno dopo, se non il giorno stesso, nel quale avviene il cambio di stagione. Comunque, oggi non voglio parlare di questo. Come potete notare, mi trovo in una location diversa, ma non vi spoiler perché forse qualcuno potrebbe aver già capito, quindi non parlo. Oggi volevo condividere con voi questo pacco che mi è arrivato e che ho acquistato direttamente da Amazon e come avrete potuto leggere dal titolo è una sedia da gaming. Non ho mai avuto sedie del genere, nemmeno quelle sedie per computer, quelle classiche che vediamo negli uffici. Volevo acquistarne una perché comunque sto rimodernando un po' la mia postazione, non dico da gaming, però per computer. Cioè, non so come definirlo perché io non gioco sul computer, quindi non dico postazione da gaming, dico più PC, diciamo, semplicemente. E siccome avevo i soldi, ho voluto comunque spenderli in una cosa che comunque sia accessoria, però volevo fare un po' lo spendaccione, diciamocelo, non voglio essere ipocrita. Scusatemi ragazzi, sto sudando tanto, fa caldissimo, non posso accendere il ventilatore perché sennò non si sentirebbe niente. Scusatemi per il mio outfit, però sono nei vestiti casalinghi e si sa che comunque sono stracci. Mi dispiace ragazzi. E quindi ragazzi, comunque questa sedia da gaming l'ho pagata un po'. Io l'ho pagata 140 euro, era in offerta, prima 199, però non penso che comunque sia il vero prezzo 199. E poi avevo anche un coupon Amazon, quindi l'ho pagata 10 euro di meno, l'ho pagata 130 euro. E c'era un altro coupon che si poteva utilizzare, che ho letto, che lo si poteva acquistare a 120 euro, e io l'ho letto proprio il giorno dopo e non ho voluto dire niente, ho voluto sfogare la mia rabbia in un altro modo. Come avete potuto notare dal prezzo, non è che mi sia risparmiato tanto perché non volevo spendere i miei soldi per un prodotto che comunque sarebbe risultato sì economico, ma comunque non gradevole sia alla vista che agli altri quattro sensi, no, più il tatto comunque. Non volevo fare un acquisto che mi sarebbe durato poco e comunque non avrei gratito troppo. Mentre questo qui penso che comunque sia proprio la via di mezzo, perché ho visto altre sedie proprio ultra accessoriate, ma proprio con gli optional che costano un botto. Sono andato a vedere anche nei negozi fisici prima di acquistarlo su Amazon e lì veramente sparano delle cifre assurde, ma per sedie troppo semplici, solamente perché c'è scritto gaming, costa il triplo. E davvero ragazzi, quella cosa non l'ho digerita. Ormai anche nei negozi di elettronica ci sta quel piccolo angolo che si sta sempre allargando, dedicato al PC gaming, e lì c'erano anche le sedie da gaming e veramente costavano troppo. Il mio lo vedrete tra un po' ed era Langria, cosa importante che ho detto alla fine e non so perché. Questo pacco mi è arrivato proprio adesso e per fare questa intro ci ho messo mezz'ora. Allora ragazzi, io volevo farvi vedere tutto il procedimento per montarla, ma il video è durato troppo, mi si è riempita la memoria della Reflex, quindi vi ho fatto saltare tutto il procedimento noioso. Poi comunque non so chi avrebbe ritenuto utile un video del quale lo si monta, principalmente io, perché c'era un manuale delle istruzioni, che è questo qui, e che era dentro lo schienale, oppure nel sedile, ora non ricordo, sì, penso nel sedile, ma non è la cosa che la si va a scartare per prima. E io ho iniziato a fare i piedi da solo, cioè cose che potrei montare all'inizio senza istruzioni perché pensavo che non ci fossero. Ho iniziato dai piedi. Fino a lì ce l'ho fatta perché io a fare robe del genere comunque non è che sia un esperto. Sono andato a vedere anche un po' su internet e su YouTube come montare una sedia del genere. La cosa che mi ha fatto penare sono stati i braccioli e poi il poggiapiedi che ho montato per ultimo e che si sarebbe dovuto montare molto prima. Poi i buchi per infilare le viti sono stati davvero ragazzi una pena perché non avevano bucato bene. Avevano fatto il segno per bucare, ma avevano bucato chilometri dopo il segno. E là veramente mi ha fatto anche bucare ulteriormente le copelle, è un fattore un po' negativo direi. Poi anche il poggiapiedi, non so, non sapevo il verso nel quale montarlo, però alla fine ce l'ho fatta.
Il cuscino si può togliere come no, io non so. Comunque, ragazzi, devo dire che è un po' larga. Pensavo fosse un po' più stretta. Questa è proprio grande, ragazzi, ve la devo dire. Ora non mi ci siedo sopra, mi vedrete nei prossimi video perché sono troppo sudato, veramente. Avrei voluto comunque farvi vedere qualche spezzone mentre la montavo. Quindi, ragazzi, questo è tutto. Lì vedete tutte le scatole, ora devo pulire. Non posso nemmeno tanto provarla perché, ripeto, sono sudato, dopo ho paura di sporcarla, di fare qualche danno. Comunque, impressioni, devo dire, a parte i buchi fatti male e le pene che mi ha fatto provare un po' per i braccioli, per i poggiapiedi, devo dire di essere soddisfatto. Ci ho messo un po' di tempo, ho letto le recensioni su Amazon. Persone l'avevano montato con estrema facilità, ci hanno messo circa 20 minuti, io ci ho messo poco meno di un'ora, perché io sono un principiante, devo dire. Ho sentito anche recensioni su Amazon nel quale dicevano che avevano ricevuto ritardi nella consegna. Io sì, ho avuto ritardi nella consegna, mi doveva arrivare il 19 luglio, oggi il 21, con 2 giorni di ritardo. Io pensavo che arrivasse prima, siamo in luglio, penso che comunque poi ad agosto, non mi ricordo bene, faccia un po' di ferie, quindi siamo vicini. Posso capirlo in parte, il problema del trasporto. Poi, meno male che non c'è stato, oltre ai buchi, nessun'altra parte forata, diciamo, o problemi del genere. Pensavo fosse un po' più stretta, però qui ci entrerebbero 2 persone, devo dire. Soddisfatto. Non so, ragazzi, casomai vi farò sapere meglio nei prossimi video, però farò proprio un video preciso nel quale faccio nei miei personali pensieri dopo un tot di tempo che l'ho provata. Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, che spero esca presto, quello degli acquisti videoludici. Lo so, però ho avuto in quest'ultimo periodo, parliamo delle ultime 2 settimane, proprio infernali, soprattutto per questo mio progetto nuovo che forse avete già capito sin dall'inizio del video, oppure da quello scorso. E ci vediamo al prossimo video.